Bene, procediamo con l'interrogazione numero 178. Prospettive dell'azienda ospedaliera di Terni, criticità strutturali, organizzative del personale. Interrogante consigliere Ricci, risponde l'assessore Barberini. Grazie, signor Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa facente funzione nel momento in cui mi ha concesso la parola. Si tratta di una interrogazione che vorrei definire propositiva e che peraltro è stata già oggetto di alcune riflessioni enucleate da altri gruppi consiliari. In particolare vorrei citare gli interventi anche recenti dei consiglieri regionali Liberati e Fiorini. Si tratta dell'aspetto organizzativo, strategico e prospettico dell'azienda ospedaliera di Terni, che è stata oggetto di riflessioni che si sono determinate anche da ambiti che vorrei definire socio-sindacali e in particolare che partono dai dati della stessa azienda ospedaliera di Terni nel quadro dell'anno 2018, così come venivano citate da tali fonti socio-sindacali afferenti ai circa 50.000 accessi al pronto soccorso e ai 15.000 ricoveri che si sono determinati nel quadro dell'anno 2018. Un'azienda quindi ospedaliera di grande rilevanza che ha anche costruito e determinato diversi elementi di alta specializzazione che sono stati profondamente attrattivi anche di quella che viene definita mobilità attiva, quindi da altre regioni verso l'azienda ospedaliera di Terni, in particolare dalle aree di Viterbo, Rieti e sin anche dal quadro di Roma. Vengono però citati nel ricordare tali aspetti positivi che sono quantitativi e qualitativi per le specializzazioni che include anche però delle ipotesi di ridimensionamento e vengono anche citati dei problemi organizzativi legati al personale e anche ambiti strutturali edilizi complessi che hanno sullo sfondo quello di un intervento sin anche incisivo dal punto di vista della edilizia ospedaliera, anche con ipotesi testé citate in questa Assemblea legislativa, sin anche di un nuovo sistema edilizio legato all'azienda ospedaliera di Terni, di un nuovo ospedale. Sono ovviamente tematiche molto complesse, la mia sollecitazione è solo prodomica a quelle che saranno le riflessioni nel quadro del nuovo piano sanitario regionale, quindi chiedo all'assessore con delega, in sintesi, nel quadro ovviamente di una interrogazione propositiva, quali sono le prospettive per l'azienda ospedaliera di Terni e anche quali sono le strategie con ovviamente quadro sintetico e strategico legate al nuovo piano sanitario regionale. Ringrazio per la cortesia della risposta. La interrogazione mi dà modo di chiarire ulteriormente, laddove ce ne fosse bisogno, l'intenzione della Giunta e dell'assessore su questo tema. Lo faccio con particolare piacere anche perché su questo aspetto c'è stato un confronto in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi, un confronto piuttosto serrato circa il ruolo e il destino della struttura dell'azienda ospedaliera di Terni nel contesto del servizio sanitario regionale. Il primo punto su cui vorrei ribadire in maniera chiara, netta, è che il piano sanitario regionale che è in corso di redazione non toccherà minimamente l'organizzazione della struttura ospedaliera di Terni e non comporterà e non avrà alcun depotenziamento dei servizi e mi dà modo anche di chiarire che idee, bozze, riflessioni che sono state in qualche modo adombrate anche da
diciamo da testate giornalistiche, da valutazioni di professionisti o di realtà associative, non possono e non sono il frutto del piano sanitario regionale, perché ancora il piano sanitario regionale non è stato né adottato né tantomeno preadottato da parte della giunta regionale, proprio perché c'è un percorso di formazione in atto che vede una grande partecipazione della comunità regionale. La volontà comunque è dell'assessorato, è quella di confermare il ruolo strategico dell'azienda ospedaliera di Terni con una spiccata valorizzazione dell'alta specialità ed una anche collaborazione sempre più puntuale con il territorio, e non a caso che stiamo lavorando nella città di Terni per la realizzazione della città della salute, che dà risposta strutturali sia alle esigenze della ASL 2 sia all'azienda ospedaliera. Per quanto riguarda l'attenzione, l'azienda ospedaliera si è concentrata e si concentrerà nei prossimi anni, da un lato con il potenziamento delle risorse umane. Ricordo che negli ultimi 5 anni l'azienda ha contato su un incremento effettivo di 90 unità, e che proprio circa un mese fa è stato approvato il nuovo fabbisogno del personale in applicazione della legge Madia, che ha portato all'azienda ospedaliera di Terni ad ottenere una autorizzazione di 122 unità. Non solo, le coperture, le strutture complesse che sono previste nell'atto aziendale sono strutture complesse le cui percorsi saranno completati ai fini dell'assegnazione, procedure concorsuali saranno completate entro il, grosso modo per tutte le strutture complesse ad oggi carenti, entro il 30 giugno del 2019. Per quanto riguarda il tema degli investimenti, si stanno portando avanti investimenti significativi. Cito solo gli ultimi fatti negli ultimi mesi, e cioè 11 milioni complessivi che hanno portato di fatto a realizzare, aumentare il numero delle sale operatorie, che passano nell'azienda ospedaliera da 10 a 12, con possibilità conseguentemente di aumentare l'attività dell'operatoria di oltre il 20%. Sono stati completati negli ultimi mesi i lavori del pronto soccorso, con l'ampliamento del triage e degli ambulatori. Sono stati spostati e migliorati i reparti di pediatria e quello di radiologia. È stata recentemente installata, l'abbiamo vista qualche giorno fa, una delle prime 20 sale ibride in Italia. Si tratta di una moderna sala operatoria per interventi di chirurgia vascolare ad alta complessità. A questo va aggiunto un angiografo biplano, uno strumento di ultimissima generazione utile per attività di neuroradiologia interventistica. Sala operatoria e questa attrezzatura sarà disponibile utile per particolari interventi, spesso salvavita, al cervello e al circolo cerebrale, ad esempio in caso di ictus e aneurismi. Nella sostanza, tutti questi interventi e gli altri che andremo a fare, sia per garantire anche sicurezza del presidio ospedaliero, hanno dato come risultati l'incremento del numero degli interventi in elezione, cioè quelli programmati, e l'attività è passata in termini di fatturato, che rende un po' l'idea del numero ma anche della complessità degli interventi stessi, che passa da 126 ad oltre 130 milioni. Non solo, l'indice di attrazione extraregionale dell'azienda ospedaliera è uno dei più alti della nostra regione, arrivando a rappresentare oltre un quinto dell'attività complessivamente prestata all'interno dell'azienda ospedaliera. Anche le alte specializzazioni, l'alta specialità, che è un fiore all'occhiello dell'azienda ospedaliera di Terni, incrementa di quasi il 20% nei suoi dati nel 2017 rispetto all'anno 2016. Come amministrazione vogliamo ovviamente potenziare e valorizzare queste risorse, sapendo che è un'opportunità
ed una risorsa importante per tutto il territorio regionale, ma che guarda anche al di fuori dei confini regionali per la sua collocazione strategica. Pensiamo anche che sia necessario, per raggiungere livelli, numeri, adeguata massa critica, provare a dire cosa che facciamo in tutti gli ospedali della nostra regione, provare a ragionare in termini di maggiore collaborazione tra i presidi ospedalieri, senza togliere nulla ad ogni singolo ospedaliero, ma semmai cercando di ampliarli e valorizzarli ancora di più. Il tema del nuovo ospedale, perché sappiamo e il tema è stato posto, è un tema la cui risposta potrà essere fatta in tempi non brevissimi ma di medio periodo, sapendo anche che un intervento su un presidio ospedaliero di oltre 550 posti letto con alte specialità e con complessità di assoluto rilievo che trovano collocazione ovviamente nell'azienda ospedaliera, possono essere trovate all'interno di un piano straordinario nazionale di programmazione di edilizia sanitaria, su cui vorremmo che anche il governo e il Parlamento ponga particolare attenzione, posto che negli ultimi anni non c'è stata la dovuta considerazione e non possiamo certamente pensare che le risorse del Fondo Sanitario Nazionale che vengono destinate alle regioni in sede di riparto possano essere sufficienti per garantire anche investimenti così importanti e così considerevoli. Non solo, e concludo, pensiamo anche che l'ospedale di Narni Amelia, che è un intervento che sta finalmente partendo perché è già stata pubblicata e assegnata la gara di progettazione esecutiva di coordinamento della sicurezza e direzione lavori, e permetterà di far pubblicare il bando per la realizzazione dell'intervento entro la fine dell'anno, è un intervento la realizzazione di questa struttura permetterà di dare anche risposte a esigenze di spazio nell'azienda ospedaliera di Terni. Questo perché? Perché pensiamo che l'ospedale Narni Amelia, oltre agli aspetti sull'aspetto della riabilitazione di RSA, può essere un ospedale che per quel territorio regionale riesca in qualche modo a dare risposte sulla bassa complessità, lasciando spazi, risorse tecnologiche e risorse umane nell'azienda ospedaliera di Terni, che si potrà così più facilmente concentrare ancora di più nella alta specialità. Grazie. Grazie signor Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa. Credo di dare atto all'assessore con delega e valuto molto positivamente il quadro strategico che è stato delineato su tre aspetti: l'impegno ad evitare ogni ridimensionamento anche con l'implementazione del personale che è stata delineata, il secondo aspetto è quello relativo al mantenimento e valorizzazione delle specialità, quindi delle specializzazioni nel quadro ovviamente sanitario, affinché l'azienda ospedaliera di Terni possa essere sinanche attrattiva di pazienti da altre regioni, quindi provocare anche mobilità attiva, che quindi incide positivamente nel bilancio anche della stessa regione. Il terzo e ultimo elemento, quello degli investimenti nella edilizia sanitaria. A questo proposito credo di poter fare nostra la sollecitazione dell'assessore, dove ha delineato nel potenziale nuovo ospedale di Terni la necessità di costruire, e mi auguro che la terza commissione consiliare possa raccogliere tale indicazione, una risoluzione tesa anche a sollecitare il quadro nazionale affinché possa su tale prospettiva determinare sin anche delle risorse aggiuntive, perché realizzare un nuovo ospedale nel medio periodo per 550 posti letto è ovviamente un fatto auspicabile, ma è ben consapevolmente presente l'idea che si tratta di un investimento che necessita anche di un quadro di attenzionamento non solo regionale ma anche nazionale, sempre nella prospettiva
di rendere l'azienda ospedaliera di Terni ampia nella qualità, ampia nelle specializzazioni, ma ampia anche nella capacità attrattiva non solo per gli umbri, ma anche da altre regioni italiane, e questo provoca quella mobilità attiva, il cui termine attivo sta anche per positiva per il bilancio sanitario della stessa regione. Grazie. L'ultima interrogazione è la numero 183, presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari. Risponde l'assessore Chianella: su ferrovie è necessario quadruplicamento direttissime strade, pedaggiamento Tirzo e 45 contro la deregulation. Buongiorno, grazie Presidente. Buongiorno Assessore. Dunque, la interroghiamo in merito a un tema probabilmente non propriamente noto, non notissimo, ma che riteniamo ci faccia un po' respirare anche rispetto alle contingenze, perché parla di orizzonti che possono valere per questo secolo e forse anche per quello successivo, considerando che un investimento nelle ferrovie è un investimento che dura decenni, se non appunto, come sappiamo, secoli. Noi ereditiamo piattaforme ferroviarie che hanno circa 150 anni, da 100 a 150 anni, si pensi alla Orte Falconara, si pensi naturalmente alla FCU, per quanto sospesa in questo momento, tra Perugia e Terni, oltre che tra Città di Castello e San Sepolcro. Ereditiamo comunque infrastrutture che hanno una loro età, una loro epoca, e che tuttavia possono rappresentare una piattaforma pro futuro. Allora, ciò che vogliamo dire con questa interrogazione è qualcosa, riteniamo, significativo, cioè tentare di riconnettere l'Umbria al resto dell'Italia ferroviaria ad alta velocità attraverso il tema del quadruplicamento della direttissima. Finalmente si è saputo, grazie a un'intervista giornalistica, ciò che era già noto tra gli addetti ai lavori, l'inchiesta della Gabanelli, sulla direttissima. In questo momento tra Roma e Firenze scorrono 320 treni al giorno contro 200, che sarebbero, diciamo, la media sostenibile senza i ritardi che oggi connotano gran parte del traffico non solo regionale ma anche Freccia. Quindi un'infrastruttura satura. Noi credo che, come sta facendo l'assessore regionale della Toscana, che ha posto il tema del quadruplicamento della direttissima, dovremmo farci avanti col Ministero delle Infrastrutture e col Governo per stare in scia o dire la nostra, per cercare di almeno connettere Perugia e Terni all'alta velocità, quindi stazioni di primo livello di fatto, così da intercettare fuori sede, perché c'è questa idea, da intercettare tutto quel flusso, che è un flusso importante, che è un flusso attrattivo, sia a livello economico che vorrei dire nelle sue varie, diciamo, diramazioni turistico-industriali, eccetera, un flusso veramente importantissimo. Quindi il grande tema del quadruplicamento della direttissima, come ci stiamo ponendo guardando al 2100, perché è chiaro che è un investimento che ha bisogno di decenni per essere portato avanti. Come sappiamo, la direttissima, chiamiamolo il primo mattone della fine degli anni 60, ci sono voluti 30 anni per arrivare al completamento, 1992. Quindi capire se riusciamo a parlarne in termini nuovi, intercettando, come si fa in Francia, anche in provincia l'alta velocità. Sul piano stradale ripropongo invece, e chiudo subito, il tema del pedaggiamento dei camion sulla E45. L'abbiamo chiesto qua in particolare tra Orte e chiaramente Cesena, passando per il Verghereto, per coloro che percorrono l'intera tratta, il pedaggiamento dei soli TIR, perché l'infrastruttura ha bisogno di un finanziamento permanente. E credo che sarebbe anche opportuno che l'Umbria su questo si imponga, per evitare che divenga un corridoio gratuito per i camion in alternativa alla A1,
tra l'altro il Consiglio regionale, tre anni e mezzo fa, aveva già stabilito all'unanimità di pedaggiare i camion con i sistemi free flow, senza bloccare appunto con i soliti pedaggi che conosciamo, le sbarre eccetera, quindi con i sensori affogati a terra, coloro che avessero percorso l'intera tratta. È chiaro che occorre un'intesa interregionale, però su questo penso che noi potremmo fare di più. La ringrazio. Bene, risponde l'assessore Chianella. Sì, grazie Presidente. Inizio dal pedaggiamento dell'E45. La Regione ha sempre sostenuto la strategicità della E45 per tutta una serie di motivi, come spina dorsale del sistema infrastrutturale. Dico di più, in una prima ipotesi di pedaggiamento del traffico pesante si trovava proprio nei documenti ufficiali di 25 anni fa della Regione dell'Umbria, quindi nel piano regionale integrato dei trasporti. Occorre però fare alcune riflessioni, nel senso che, questo lo dico ma è pleonastico, precisare che la E45 ovviamente è una strada statale gestita da ANAS e quindi solo con una interlocuzione ovviamente con il governo, con il ministero competente, potremmo ragionare su ipotesi di questo tipo. Dobbiamo dire che le esperienze che sono in corso in Italia di pedaggiamento free flow non sono state entusiasmanti. La pedemontana lombarda, purtroppo la gestione è stata, se voi andate a vedere le cronache locali, è stata non entusiasmante per tutta una serie di motivi. È una strada che collega sostanzialmente Malpensa e si è riscontrata, rilevata una sorta di flop per la gestione ordinaria, quindi con scambio di targhe da camion, macchine e così, automobili e così via. Che su questo pedaggiamento serve una norma nazionale, perché è una strada nazionale, quindi serve una norma nazionale, non dipende ovviamente dalla Regione dell'Umbria, ma che per prendere un'iniziativa di questo tipo serve un'interlocuzione, a suo tempo la facemmo con le associazioni di categoria, quantomeno locali, per verificare e valutare un'ipotesi di questo tipo, iniziativa che rifaremo con le associazioni di categoria, una valutazione di questo tipo, perché ovviamente il pedaggiamento non può ricadere sulle spalle delle nostre imprese e dei nostri cittadini. Quindi su questo assumeremo un'iniziativa direttamente con il Ministero, faremo un'interlocuzione con le associazioni e poi chiederemo questa di una valutazione appunto di questo tipo. Sulla questione del quadruplicamento della direttissima, francamente non ho capito se il quadruplicamento che lei chiede è da Roma a Firenze oppure sono per tratti, questo non è chiaro nella interpellanza. Detto questo però, devo dire che io ho assunto informazioni presso le diverse regioni, Regione Lazio, Regione Toscana e anche presso Ferrovie dello Stato. Non esiste al momento un programma né di minima né di massima, cioè né a lunga scadenza né all'orizzonte, un'ipotesi di quadruplicamento della direttissima, perché avrebbe dei costi sostanzialmente spaventosi, non quantificabili, mi dicono a Ferrovie dello Stato al momento. E vero è invece che l'assessore regionale della Toscana ha chiesto un quadruplicamento per un tratto breve che va da Valdarno a Firenze, per una questione interna alla Regione Lazio, per lo snodo di Firenze che pone problemi rispetto alla gestione dell'alta velocità, nel caso specifico in Toscana. Quindi è chiaro che in un quadro di carattere generale, dove c'è una discussione anche sulle grandi opere, mi permetto di dire, consigliere Liberati, lei sa tutta questa polemica sulla Torino-Lione e quant'altro, dove c'è un sostanziale blocco delle grandi opere, proporre un'ipotesi di questo tipo del quadruplicamento, poi a questo punto credo che sia da Roma a Firenze, ma io direi da Roma a Milano, perché in realtà la struttura vera dell'alta velocità è Roma-Milano, fermo restando ovviamente verso Napoli e Torino eccetera, ma la spina dorsale è questa, avrebbe dei costi spaventosi che non so se al momento possa essere presa in considerazione. Quindi io, detto questo,
assumeremo iniziative rispetto al pedaggiamento. Sulla questione del quadruplicamento, francamente, ho qualche perplessità. Direi che se il dibattito di carattere politico magari si sviluppa in questo senso, potremo anche, diciamo così, interloquire. Insomma, al momento non vedo una, diciamo così, un quadro, un orizzonte, una prospettiva che possa prevedere un'ipotesi di questo tipo, sia per una questione di carattere economica più generale del nostro Paese Italia. Insomma, gli indicatori economici sono sostanzialmente negativi in tutti i sensi, sia anche in una riflessione di carattere più generale su queste grandi opere. Io dico, se il governo attuale scioglie, diciamo così, alcuni nodi importanti rispetto a un'indicazione di questo tipo, probabilmente si aprirà uno spiraglio su cui poter intervenire e proporre cose di questo tipo. Grazie. Grazie. Replica. Sì, grazie. La proposta dell'assessore regionale della Toscana tra Valdarno e Firenze non sarebbe molto distante da quella che ci riguarda, anche se indirettamente, perché nella regione Lazio, tra Orte e Settebagni, Orte e Roma, c'è un problema di saturazione forte su queste due tratte, è notissimo, e io credo che noi potremmo farci parte attiva. A mio parere il tema del blocco delle opere pubbliche non esiste, diventa un alibi, non parlo chiaramente di lei, un alibi politico. Non esiste, perché un conto è parlare della Torino-Lione, della discussione, costi, un conto è un'analisi oggettiva della situazione della direttissima che è sotto gli occhi di tutti ormai, che non regge più, perché il trend peraltro è crescente nell'utilizzo del treno e anche naturalmente della movimentazione delle merci via treno, tanto che adesso anche di notte la direttissima è utilizzata dai treni merci fast. Quindi si pone la questione, credo che noi come regione dovremmo invitare l'assessore regionale della Toscana, il suo omologo del Lazio, magari per un tavolo presso il governo in vista di questo investimento che è inevitabile, semplicemente inevitabile. Poi ci vorranno decenni, ci vorranno miliardi, questo è evidente, però è anche chiaro che si tratta di spese che si ammortizzano nel corso di un secolo e mezzo, spese che eliminano esternalità negative enormi sul piano dell'inquinamento, ovviamente parliamo di inquinamento dei tir, delle auto, dei flussi quindi tradizionali, quindi credo che si ponga alla grande tale questione, anche perché oggi per andare da Perugia a Firenze ci vogliono 2 ore, come un secolo fa, tra Terni e Roma frequentissimi ritardi proprio a causa della saturazione della linea, tra Città di Castello e Perugia sappiamo ci vogliono 2 ore, cioè credo che voi poteste fare davvero parte attiva alla grande su questo. Sul tema del pedaggiamento dei tir si pone allo stesso modo, ma abbiamo detto soltanto per coloro che percorrano l'intera tratta, ciò è possibile attraverso i sistemi di controllo automatico. Grazie.